Ecco qui il premio. Adesso attento! Ragazzi, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale se anche a voi piace il premio da 1 milione di iscritti. Prima che inizi questo video vogliamo finalmente ringraziarvi per aver aggiunto, guardate, grazie a voi, il premio di 1 milione di iscritti. Grazie a me, grazie a Elena, ma anche grazie a mia madre, agli altri che sono usciti nel video, ma soprattutto grazie a voi. Sono sicuro, è vero Elena, che raggiungeremo altri obiettivi insieme. Quindi mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale perché siamo vicini a 1.100.000 iscritti. Ricordatevi anche di attivare qui sopra la campanella così non vi perderete altri video. E un saluto da me e da mia sorella. Ciao! Ragazzi, finalmente è arrivato il giorno. Oggi arriverà un premio che riguarda tutti noi. Ma Elena, spiega ai nostri follower di cosa riguarda. Arriverà il premio per 1 milione di iscritti. Avete capito bene, 1 milione di iscritti. Un premio che abbiamo raggiunto solamente grazie a voi, ma anche superato, ormai li abbiamo superati. Ricordatevi, solo grazie a voi è stato possibile questo. Però ragazzi, adesso non ci rimane che aspettare che questo premio arrivi. Mi raccomando, la pazienza è la virtù dei forti. Evviva, hanno suonato il campanello. Ah, Elena, guarda qui cos'è arrivato! YouTube! Finalmente il nostro premio, ragazzi! Adesso che ne dici di andare ad aprirlo? Sì, dai, aprilo! Ma vediamo un po' da dove si apre questo. Elena, sei pronta ad aprirlo? Sì, dai! 3, 2, 1... Aspetta, qui come quello dei 100.000 c'è un messaggio da YouTube. Sì. Grazie, più iscritti degli abitanti di Genova, 1 milione di iscritti. Vabbè, ci ringrazia ragazzi, ma ricordate, questo è solamente grazie a voi. Guardate, potete mettere in pausa così vedete anche cosa c'è scritto. Però adesso viene il bello, vai. Wow, guardate ragazzi, Giastremo insieme a Elena hanno superato 1 milione di iscritti. Guardate quanto è bella, adesso togliamo la pellicola. Wow Elena, ma è bellissimo! Sì, è bellissimo! Hai visto? Sì. Hai visto cosa significa impegnarsi? Sì. Stupendo ragazzi, poi color oro che mi piace tantissimo. Adesso vado a prendere quello da 100.000 e vi faccio vedere la differenza, così mi dite quale vi piace di più. Guardate, eccolo qui. Quanto sono belli insieme ragazzi. Questo è il silver play button, fallo vedere più da vicino, per chi ha raggiunto 100.000 iscritti. Mentre questo qui, lo sapete, è il gold play button per chi ha raggiunto 1 milione di iscritti. Dite ragazzi quale vi piace di più. Io ovviamente preferisco il gold play button. Ragazzi, sì, è tutto bello, vi abbiamo fatto vedere anche i premi. Però qui ci vuole uno scherzo a remo. E perché no? Uno scherzo che riguarda il premio di 1 milione di iscritti. Farò finta di far cadere o di lanciare il premio dal balcone. Adesso vi spiego. Remo crederà che il premio si trova ancora dentro la scatola, però io lo toglierò da lì e quindi la lancerò vuota. In tutto questo mi farò aiutare da mia madre che mi riprenderà di nascosto. Quindi adesso iniziamo con lo scherzo, ci vediamo dopo. Mamma, comunque oggi è arrivato il premio da 1 milione di iscritti. Ah, non mi avete detto niente. Sì, adesso andiamo a casa e te lo faccio vedere. Comunque io devo fare uno scherzo a remo che riguarda questo premio. Lo butterò dal balcone, però solo la scatola. E lui crederà che lancerò il premio. Vabbè, questi scherzi qua. E tu mi aiuterai. Va bene, va bene. Mamma, come faremo a convincere Remo di andare sotto giù al balcone? Senti, ho pensato che lo chiamo e gli dico di aspettarmi giù vicino al garage. Che quello si trova proprio sotto al balcone. Fammi chiamare Remo. Remo? Dimmi, ma. Dove sei? Sono in giro, perché? Senti, ce la fai a stare fra 5 minuti giù al garage? Ma senti, 5-10 minuti. Sì, che devi venire con me. Ho bisogno che mi aiuti a fare qualcosa. Va bene, mamma, 5-10 minuti sono lì giù al garage. Ah, ok, ciao. Mamma, noi l'abbiamo già aperto, vediamo, adesso aprilo tu, wow. Ti piace? Vediamo.
Bellissimo! Ti piace? È certo che mi piace. Diciamo che è il valore che ha. E anche d'ore, hai visto? Bello. Beh, cosa faremo adesso? Adesso inizieremo a fare il nostro scherzo. Mamma, secondo te cosa ne penserà Remo quando lo butteremo dal balcone? Sicuramente ci resterà male, perché ci teneva tanto a questo premio. Sì, ma tanto lo butteremo da finito. Re, Elena, sei cattiva però, eh? A fargli prendere un colpo. Elena, allora cosa devi fare? Allora, ecco qui il premio. Adesso lo togliamo dalla scatola. Beh? Sì. E aspettiamo che arrivi Remo. Ok, speriamo vada tutto bene. Sì. Mamma, quando arriveremo dovrai riprendere di nascosto e dovrai filmare tutta la scena. Va bene, mamma mia, quanto è alto. Remo si spaventerà per bene. Stavo facendo delle foto. Attento! Attento! Cosa mi ha fatto? Cioè, vedi, è vuoto. Ma poi, mamma, non dare un dopo. Elena, ma ti rendi conto così è fatto? Ma che scherzo qui è? Mi hai fatto prendere un colpo. Cioè, oggi l'avevo ricevuto, già lo volevi rotto. Anche questo scherzo è riuscito. Ma poi, mamma, dove sta che mi ha detto che mi devo aspettare il quarto? Penoso, allora ti vengono certe idee che non mi verrebbero mai in mente. E quest'altra? Cioè, queste due stavano d'accordo, ma che scherzo è? Cioè, non si fanno questi scherzi, fai venire un colpo. Veramente? Cioè, oggi abbiamo ricevuto il premio e già me lo volete, volevate. Scusa, rompere. Non è un'idea mia, è un'idea di Elena. Io l'ho solo aiutata. Cioè, io stavo facendo il video dove eravamo tutti felici che avevamo ricevuto il premio e questa gli aggiunge lo scherzo al video. Guarda dove l'ha nascosto, guarda. Guardate. Ragazzi, ma ci prende. Cioè, mettetevi nei miei panni. Dai, che non è niente. Bravi, congratulazioni per il premio. Un applauso. Non farlo più, Elena, mi raccomando. Fammi altri scherzi, ma non questi, eh.